gli alberi come meravigliosa e insostituibile arma per combattere la crisi climatica e a tutela dell'ecosistema e della biodiversità. È il tema che ha caratterizzato l'edizione 2021 della Festa dell'Albero. La ormai riconoscibilissima campagna di Legambiente, siamo alla 26ª edizione, in questa fase storica si inserisce nell'ambito del più ampio progetto denominato Life Terra. L'obiettivo della campagna europea è piantumare nei prossimi 5 anni 500 milioni di alberi, di cui 9 milioni in Italia. E dunque ecco, ad utilizzare una metafora per così dire naturalistica, il fiorire di iniziative tese a dare un piccolo contributo in vista dell'obiettivo finale. Tantissime in Italia, nello specifico numerose, anche in Molise. Vi diamo conto di quella tenutasi a Salcito, nel paese trignino, di recente già protagonista di diverse attività di sensibilizzazione sui temi ambientali. L'amministrazione comunale, in collaborazione con la Proloco, la Croce Rossa Italiana e l'Associazione Turismo in Molise, ha curato la piantumazione di 18 nuovi alberi per i bambini nati dal 2016 al 2021. La location scelta, Fonte del Trucco, un'area fin qui in stato di abbandono, ma che, spiega il sindaco Giovanni Galli, grazie all'iniziativa di giornata e ad ulteriori interventi, è diventata un'area picnic. È un'occasione anche per mettere a posto l'area. Abbiamo messo la nuova staccionata di sicurezza, una panca è stata donata dal falegname di Salcito, è stata costruita da lui una delle due panche per ridare l'area come area picnic per la popolazione. Insomma, una giornata veramente bella, e ringrazio la Regione Molise, in particolare i vivai di Carpinone e i vivai regionali, che ci hanno donato questi 18 alberi in maniera totalmente gratuita. Ringrazio tutti e siamo felicissimi per la partecipazione. Ringraziamento particolare anche alla Proloco. A sottolineare la valenza dell'iniziativa di Salcito, la presenza del vicepresidente di Legambiente Molise, da Giorgio Arcolesse, rimarcato il ruolo decisivo svolto dagli alberi in una regione come il Molise a forte rischio idrogeologico. Il ruolo degli alberi è fondamentale, della vegetazione in generale è fondamentale. Nelle città può essere utile per fermare le cosiddette ondate di calore. Da noi invece il tema, come dicevi giustamente, è quello del dissesto idrogeologico, per cui le piante riescono a mitigare l'impatto delle cosiddette bombe d'acqua e soprattutto a contenere appunto il dissesto idrogeologico, anche frenando il terreno, che sappiamo essere molto franoso perché è una regione prevalentemente argillosa come conformazione geologica. E dunque, festa degli alberi, festa della natura e più in generale della vita del pianeta che va salvaguardata. A testimoniarlo la presenza a Salcito e ovunque nei comuni che hanno aderito di tantissimi bambini.